Amici di Braciami Ancora, oggi sono a Roma nel quartiere Borghesiana, praticamente Roma Sud-Est, ci si arriva qui percorrendo la via Casilina. Sto qua perché c'è un macellaio che si chiama Luca Rossi che mi ha contattato e mi ha detto: Michele, faccio la bresaola di Kobe, devi venirla assolutamente ad assaggiare. Io avevo l'appuntamento alle 5 di pomeriggio, sono le 3 di pomeriggio, ho 2 ore d'anticipo, ma non ho resistito al richiamo della bresaola di Kobe. Mi sa che sta là, ecco là. Che tra l'altro io ho scritto su WhatsApp a Luca, ma non mi ha risposto. Io ho detto: io sono arrivato, sto a venire. Niente, l'unico tentativo è bussare in macelleria. C'è nessuno? Chi è Luca? Io, Michele. Oh, ti ho scritto su WhatsApp. Ti ho detto sto in anticipo, ma non l'hai letto. Mannaggia, no, non ho letto. Vabbè, sono arrivato comunque. Ah! Piccolina, graziosa, la macelleria. Ti piace? Però bella fornita. Quanti anni c'ha sta macelleria? Quest'anno 50 anni, Michele. 50 anni. 50 anni. Bene, mi portate bene. Allora, vedo che state al lavoro. Vabbè, sì. Presentami, immagino siano i tuoi collaboratori. Sì. Lui chi è questo? Lui è Alessandro. Lui è? Alessio. Alessio. Lui è il Papa, mio padre. Questo è vestito di bianco perché comanda lui. Voi siete i cardinali e lui è il Papa. Certo, Michele. E lui è mio figlio Davide. Qui frolli, tu lo sai, no? Io ho un debole per i macellerie che frollano. Qui che abbiamo frollature di che giorni? Allora, abbiamo delle frollature che vanno... Questo è il vitello, sì. Frolli il vitello. Anche il vitello frolliamo noi. Va benissimo. Facciamo una frollatura un pochino più bassa, ma è eccezionale. Dopo abbiamo... Questa qui è una grigia alpina, abbiamo comunque una prussiana, come benissimo, no? Fantastico. Passiamo da qua, c'è un banco bello ricco. Qui abbiamo l'angolo delle bistecche. C'è l'angolo internazionale. Sì, l'angolo internazionale. Questa è Nuova Zelanda. Sì, quella è Nuova Zelanda, Michele. Nuova Zelanda, Giappone. Giappone, questa qui è una fassona piemontese, Canada e anche Argentina. Bravo, ammazza, bravo. Il Giappone a Borghesiana è fighissimo. Sono sincero, io non sono venuto qua per tutte queste cose belle, ma tu mi hai scritto che c'è la bresaola di Kobe. Sì. Dove la stai a fare sta bresaola? Sto proprio lavorando là dietro. Andiamo dietro, sì. Il laboratorio? Certo. Ok, andiamo, va, dai, te andiamo. Seguo. Questo è il regno tuo, eh? Vieni. Io sono ospite. Vieni, Michele. Stavi a lavorare? Sì, Michele. Oggi la protagonista è lei. La bresaola di Wagyu. La bresaola di Wagyu. Di Wagyu. Ok. Guardate che roba è. Gente, prego. Adesso è uno spettacolo, Michele. Madonna mia, ragazzi. Sembra un disegno, un quadro. Guardate che meraviglia. Cioè, questa... Guarda che meraviglia. Io sto in contemplazione. Aspetta, mi inchino. Perché un prodotto del genere, devo dire la verità, non l'ho mai visto. Che meraviglia. Cioè, guarda qua. È uno spettacolo. Cioè, quando la vedi ti emozioni. Come no, Michele? È una creazione. Che spettacolo. Da dove inizi? Iniziamo da qui, Michele. Questa qui è la carne, diciamo, di Wagyu giapponese. È questo? Sì, questa qui. Questa qui è la Ida, viene dalle Alpi giapponesi. E... La Ida è un'altra tipologia di Wagyu. Cioè, sì. È un Wagyu particolarissimo, queste pascolano sulle Alpi. Queste pascolano, cioè... sulle Alpi, sì. Senti un po', ma ce la puoi aprire? Certo, come no? Dai, va, Pier Cortello. Tanto partivo da qua. Sì, apriamola. E niente, finiamo con la varia, diciamo, tolettatura della carne, perché la dobbiamo pulire, levare tutte le parti di grasso in eccesso. Beh, per qua. La dividiamo. Guarda qui. Beh, scusa, ma tu stai a fare una cosa, ragazzi. Cioè... Oddio mio. Ma questa è una cosa meravigliosa. Questa è... Michelangelo? Raffaello? Michelangelo. Giotto? Chi l'ha fatta questa? Praticamente adesso gli diamo una forma, Michele. Ok, lo metti dentro? Sì, lo mettiamo dentro. C'è una rete appositamente per fare gli arrosti. Sì. Adesso la dobbiamo cercare di, sì, da massaggiare. Posso provarci io? Certo, Michele. Bene, allora. La devi massaggiare perfettamente. Quindi ho 2000 euro tra le mani, mi stai a dire. Dovrei massaggiarla per fargli prendere la forma. Diciamo, sotto la sapiente guida di Luca, io sto dando forma a una bresaola di Wagyu dal valore commerciale di circa...
Stiamo parlando di 400 euro al chilo. Di 400 euro al chilo, guarda che meraviglia. Vai, grazie, proseguite. Lasciamo due o tre giorni, diciamo, la bresaola in forma. Sì. E praticamente una volta in forma togliamo la rete. Sì, e la condiamo, no, la condiamo subito dopo. Ok. E dopo praticamente, una volta, diciamo, che la tiriamo fuori su dalla salamoia, sì, la finiamo, diciamo, di spazzolare, la finiamo, diciamo, di pulire, perché comunque queste parti continuate a pulirla, certo probabilmente deve essere pulita. E dopo praticamente c'è sta la fase, diciamo, 4, che sarebbe la stagionatura. Quanto stagiona questa? Allora, stagiona circa 4 mesi, Michele. Luca, correggimi se sbaglio. Fase 1, tagliamo lo scamone. Fase 2, giusto? Sì. Fase 2 lo mettiamo nella rete, gli diamo forma. Fase 3, sì. 4, la salamoia, il condimento. Certo. Fase 5, stagionatura. Stagionatura. Fase 6, viene fuori sta roba qua. Fase 7, se la mangiamo. Mortacci, quanto è buona. La fase 7 è la meglio di tutto comunque. Io a rischio di essere noioso, ma la sto a rimirare e rimirare, la sto facendo vedere a chi ci guarda. Questo è il prodotto crudo, questo è il prodotto finito. Finito, sì. Guardate che meraviglia. E Luca, là, io ti ringrazio, che mi hai spiegato come nasce, mi hai fatto vedere tutto. La domanda che ti faccio è, ma tu a chi la vendi sto meraviglia, sto ben di Dio? La possiamo vendere a tutti, qui in negozio la vendiamo anche a fette, diciamo a etto. Se no la spediamo anche in tutta Italia. Cioè, dalla Val d'Aosta alla Sicilia tu servi, sì, tutti. Sì, come si, sì, fa, sì, per, sì, comprarla? Sì. Che devono fare? Allora, diciamo, mi contattano sui miei social, Instagram o Facebook, o anche qui, Macelleria Rossi Luca a Roma. Ah, se state a Roma, ragazzi, duetti di bresaola di Kobe, ci sta tutto. E se no, altrimenti ve la ordinate. Ma mi dicevi che... Sì, così, sottovuoto. Praticamente chi la vuole comunque intera, mezza o un pezzo, sì, la mettiamo sottovuoto e gliela spediamo con il corriere rifrigerato. Però mi hai detto che queste sono tutte vendute tranne una, sì. Questa qua è rimasta? Sì, praticamente questa qui è, cioè, l'ultima, ragazzi, questa è l'ultima che c'hai. L'ultima disponibile, sì, tu fai al momento. Spedizioni mensili, no? Perché... Sì, facciamo spedizioni mensili perché comunque la produzione è, diciamo, ridotta. Esclusivamente per... artigianale. Sì, artigianale, e abbiamo anche una forte richiesta, diciamo. Ogni ordine, diciamo, che mi arriva, la carne arriva con il certificato in originale. Amici di Bracemi Ancora, nel frattempo qui nella macelleria di Luca Rossi hanno smesso tutti di lavorare perché è arrivata la fase dell'assaggio. Abbiamo deciso di fare degli abbinamenti un po' forti, strong. E però prima di proseguire vi presento Luca, ecco qua, via qua. Ciao, allora, questo è l'uomo più fortunato del mondo perché su 521 richieste che ci sono arrivate lui è stato il più veloce. Io lo dico sempre, se volete partecipare ai nostri assaggi ci dovete seguire su Instagram, Bracemi Ancora, trattino basso, official. Ok, lì facciamo gli appelli per gli assaggi. Io direi, ognuno facciamo tre assaggi. Miele, pepe, che è una cosa molto, diciamo, azzardata. Limone, olio e poi ce la mangiamo in purezza. E mi dite quello che secondo voi è meglio. Un po' di olio, ragazzi. Eccolo qui. Una generosa spremuta di limone. Pizzichino di sale? Sale di cervia. Ah, ragazzi, le prime due file ho condito, Voglio un assaggio da parte vostro sincero, Fermo là, buono, questo è il pezzo tuo. Cioè tu stavi a fare con queste mani, già stavi più a tutto. Tiè, va. Alù, vai. Eccomi. Vediamo un po'. Limone, olio e sale. Rimagna, non hai capito, Ci sta bene. Questo è pepe di Cubebbe, si pronuncerà così, Cubebbe? Penso, ragazzi, di sì. Come si pronuncia Cubebbe? Pepe di Cubebbe e pepe di montagna della Tasmania. 60 euro al chilo? 60 euro al chilo, Michele. Dai, va. Vediamo un po'. Miele allo zafferano. Pepe di Cubebbe e della Tasmania. Sulla bresaola di Wagyu. Una roba, ragazzi, mai mangiata in vita mia. Ci dovrei sentire, a Tasmania, il Cubebbe che ancora non ho capito dove sta, e lo zafferano e il miele, e ovviamente il Giappone. Ammazza, quanto è buono, mortacci. Oh, boss, dai, fammi sapere.
Ah, di più de buona. Senti, ma la Tasmania ce la senti? La Tasmania ce la senti, la Tasmania? Non ci sono mai stato. So. Ragazzi, per la bresaola in purezza, fammi la burina che rimani tutti insieme. Uno, due, tre, alla guerra, vai. Chi è che viene da dietro? Eppure la sola. Boss, quale ti è piaciuta di più? Sono buono uno. Far democristiano, su, devi dire uno dei tre, su. Io sono semplice, non mi piace tutto. Capito, sì. Vabbè, però. Però no, stai a fare democristiano. Però col pepe. Ti è piaciuta? Col pepe e il miele è particolare. C'ha il sapore della Tasmania. Tutto buonissimo, guarda. Luca. Pepe e miele perché è una cosa diversa, è un abbinamento particolare e secondo me merita sì, perché molto. Si esaltano una con l'altra. Luca, che dici? Vabbè, pepe e miele l'ho creata io. Pepe e miele. Comunque certo. Ragazzi, io lo farò vedere una cosa, vieni. Guardate, sto spettacolo, sta meraviglia è frutto delle mani di questo signore, guardate che mani che c'ha. Allora, le dovete mettere a paragone con la mia, guardate. Allora, questa è la mano di uno che lavora. E questa mano dove lo fa cazzo praticamente. Ok, guardate qua la differenza. Ragazzi, la bresaola di Luca ve l'abbiamo presentata, vi abbiamo fatto vedere tutto il procedimento, ce la siamo assaggiata, abbiamo fatto gli abbinamenti. Questo posto merita davvero una vostra visita e la vostra attenzione. Vi saluto, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! 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 Ragazzi, sto giro mi ha detto davvero bene. Ciao!